Crotone, 150 metri dalla riva, pochi minuti normalmente, una distanza impossibile se le condizioni del mare sono queste. Un'unica soluzione percorribile e pochi secondi per metterla in atto, fare un ponte umano. Un salvataggio in condizioni estreme reso possibile da chi non ha esitato a buttarsi in mare. Un grande lavoro di squadra, polizia, guardia costiera, vigili del fuoco, Croce Rossa, uniti dall'unico obiettivo di salvare vite umane. Spaventati ma in buone condizioni, ora si trovano al centro di accoglienza Sant'Anna di Crotone 88 persone, tra cui donne e bambini che arrivano da Afghanistan, Iran, Siria, Yemen. Partiti dalla Turchia, hanno rischiato di non farcela a un passo dall'Europa. Un salvataggio nella notte a Badolato, sempre in Calabria. Circa 120 migranti, molti bambini e neonati. Sono stati aiutati a sbarcare da un peschereccio dalla Guardia Costiera. Una corda è stata sufficiente per assicurare l'imbarcazione alla costa e aiutare le persone a raggiungere la spiaggia attraverso le onde.